Ciao, cinefusi.it, come va? Come non va? Come state? Come non state? Come sono andate queste feste? Come non sono andate queste feste? Ah, dalla mia espressione, dalla mia contentezza, dalla mia gioia, potete vedere quanto io sia contento di questo periodo. Saturo, per quanto mi riguarda, di studio, di lavoro, di feste, di cibo, di cibo. Siamo qui per parlare di un film del 2022, per la regia di Federica Biondi e prodotto e distribuito da Linfa Crowd 2.0, che è una casa di produzione e distribuzione italiana, nostrana. Mi dispiace se utilizzerò il foglietto per leggere tutto quello che ho scritto, ma qui ho scritto veramente tutto quello che il film mi ha lasciato e tutto quello che vorrei riversare su di voi il messaggio che vorrei farvi arrivare. Quindi perdonatemi se leggerò durante il corso della vita esistenziale. La pellicola è girata nel territorio di Arquata del Tronto, Monti Sibillini, comunque territorio umbro marchigiano, e vede queste quattro storie parallele dei nostri protagonisti. Ed è interessante perché sono protagonisti tutti compaesani, cioè tutte quante persone facenti parte della stessa cittadina. E questo è molto interessante perché non ci fa vedere storie parallele Roma, New York, Milano, Genova. Difatti, le storie, bene o male, si intrecceranno tra di loro attraverso un personaggio in particolare. La cosa che mi ha colpito di questo film, fin dall'inizio, e una cosa per il quale ci ho prestato attenzione particolarmente durante tutta la visione, è, a livello registico, il fatto che sia perennemente illuminato. Dall'inizio alla fine è tutto perennemente illuminato. O meglio, dall'inizio al punto di vibrazione, cioè al punto in cui qualcosa cambia, il punto di svolta della storia. Fuori, finestre, sole che entra dalle finestre, candele accese anche dove e quando non serve, luci di qua, luci di là, riprese di ambienti pazzesche, fatte con il drone dall'alto, questi totali enormi di questi monti, di questa cittadina, di questo paesino, che sembra voglia essere quasi un messaggio promozionale per promuovere appunto magari le bellezze territoriali del territorio, scusate il gioco di parole, umbro marchigiano. Questo verde delle campagne, riprese di animali, mucche, asini, galline, c'è tutto, la natura nella più piena completezza. Mancava la pioggia e la neve e una bufera, per il resto c'è tutto. E è interessante come questa scelta registica che prevede, diciamo, l'eterna, la perenne illuminazione, si è accompagnata anche da delle scene che restituiscono un senso di staticità, cioè questa natura fortemente presente, questa luce fortemente presente che quasi calma ciò che stiamo vedendo, non lo rende piatto, lo calma, cioè sembra tu stai in relax, cioè dici, hai quella sensazione che non stia per succedere niente. E vi parlo un po' di queste storie. La prima storia vede l'arrivo di Milud Murad Ben Amara, spero di non aver cannato il nome. Questo attore che interpreta Don Gali, che non è il Gali che passa in radio, che arriva in questa cittadina, lui interpreta il parroco, il nuovo parroco di questa cittadina. La seconda storia vede due grandi attori, Lina Sastri, la nostra Ninuccia in Natale in Casa Cupiello, quindi, e Giorgio Colangeli, anche lui grande attore, che sono nel film marito e moglie e che vogliono inscenare, portare in scena, lei attrice, lui drammaturgo, un'opera che
prevede la recitazione di versi danteschi, non ho ben capito bene cosa vogliano fare. Però hanno riscritto, cioè vogliono portare in scena questo proprio, questo loro spettacolo teatrale che prevede i versi di Dante. Non a caso poi Giorgio, il drammaturgo, si chiama Dante, Lisa Sastri si chiama Alba nel film. La terza storia invece inizia, cioè si apre con una ripresa notturna. Quindi noi abbiamo questo film perennemente illuminato dall'inizio, quindi dall'arrivo di Don Gali e poi tutto il percorso di Don Gali che conosce gli abitanti, celebra le messe. Quindi Don Gali e la sua storia, che occuperà un quarto d'ora. Alba e Giorgio e Dante che vogliono inscenare questo spettacolo che occupa altrettanti 15-20 minuti, perché poi li vediamo ballare, li vediamo coccolarsi, cioè sono una coppia ancora che si ama come se fosse la prima volta, nonostante la loro età. E poi, boh, il film ti dà questo colpo in cui tu vedi, dopo mezz'ora, la prima scena di notte. La prima scena di notte vede questo signore che scappa da una fattoria. E subito veniamo riswitchati, riportati al mattino seguente, in cui abbiamo l'attrice Paola Lavini, che interpreta questa contadina, che si sveglia la mattina e non trova più l'uomo che la sera stessa è scappato, quindi suo marito. E quindi prima scena notturna, che è una scena, ce ne sono due di scene notturne nel film, prima del grande disastro, diciamo. Le scene notturne, io ho fatto caso, essere rivelatrici di qualcosa. Cioè, all'inizio abbiamo tutte queste scene perennemente illuminate che restituiscono un senso di calma, di pace. E poi la prima scena in cui effettivamente succede qualcosa, quindi un punto di svolta, è data dalla prima scena notturna, quindi è proprio la composizione registica e scenografica che ci parla a noi spettatori. Cioè, ho apprezzato tantissimo questa cosa, la scelta di utilizzare la notte fonda, la sera, come elemento di svolta di qualcosa. Cioè, questa ragazza che si sveglia la mattina e non ha più al suo fianco il suo uomo che l'aiutava nelle faccende contadine. E quindi lei poi dovrà sbrogliare tutto quanto da sola, sbrigare tutto quanto da sola. La quarta invece ed ultima storia è quella che vede Caterina Sciula, che abbiamo visto anche nei film di Albanese, per esempio, e Simone Riccioni, che interpretano questa coppia di giovani ragazzi che aspettano un bambino. Ok? Fondamentalmente è questo. Queste sono le nostre quattro storie. Quattro storie che verranno intrecciate dalla presenza costante di un personaggio che entrerà a far parte di ogni singola storia in maniera più o meno presente. Quindi Jacopo, appunto, questo personaggio sarà più o meno presente, interpretato da Samuele Sbrighi, ed è interessante perché, per quanto mi riguarda, il personaggio di Jacopo rappresenta quasi un Caronte, un Virgilio, ma direi più un Caronte della situazione, che lega le storie di questi personaggi e come Caronte traghetta le anime, lui, diciamo, traghetta le storie, porta avanti le storie di questi personaggi. Ma può essere visto, penso, anche come Virgilio, come un po' la guida spirituale dei nostri quattro protagonisti di queste storie. Ed è molto interessante, questo mi è piaciuto tantissimo. E questa cosa perché mi è venuta in mente? Perché Jacopo porta sempre con sé, anzitutto, un bastone. Un bastone. Che non ha sempre dietro, però in alcune scene lo troviamo muoversi con questo bastone che punta, no? Che indica. E quando lui utilizza questo bastone, recita versi della Divina Commedia. E quindi vuoi che non sia Caronte, vuoi che non sia Virgilio, o vuoi che non sia la personificazione di Dante stesso? Non lo so, non lo so. Jacopo prenderà parte alla seconda scena notturna rivelatrice, che accadrà
poco dopo l'evento scatenante. Qual è l'evento scatenante? Abbiamo detto che il film restituisce questa perenne calma per la prima ora. Poi inizierà a darci qualche piccola scossa, a restituirci qualche piccolo colpo, quasi a farci capire: ehi, hai avuto per la prima ora la tua bella calma piatta in cui i personaggi hanno potuto respirare nelle loro storie perennemente illuminate dal giorno e sovrastate da questa natura. E adesso ti frego io e ci dà qualche piccola scossa, scossa letterale, perché il film narra di una vicenda che purtroppo è accaduta nel 2016, che riguarda il terremoto nelle zone appunto dei Monti Sibillini, appunto di dove è ambientato il film. Che succede? Innanzitutto l'evento cataclismico, quindi il terremoto, è interessante perché viene utilizzato per interrompere la continuità della pellicola. E interrompendo la continuità ci porta avanti sempre di un tot. Cioè, magari sta accadendo qualcosa durante il giorno. Boom, scossa di terremoto. E magari ci troviamo proiettati il giorno dopo. 2 giorni dopo, comunque in un tempo più o meno indefinito. Quindi è interessante come il terremoto interrompa la continuità e faccia fare dei salti temporali che ci portano alla fine del film. Piccole scosse che poi andranno a generare quella ovviamente più grossa. La scossa finale, definitiva, che manda in macerie la nostra cittadina, il nostro paesino. E qui avremo, subito dopo probabilmente la sera stessa o il giorno dopo, il film non ce lo specifica bene. Comunque sappiamo che è avvenuta la scossa, diciamo, devastante. Abbiamo la seconda scena notturna, anch'essa rivelatrice, tra Jacopo ed Alba, e scopriremo delle cose. E dopo questa scena notturna avremo i nostri personaggi di tutte e quattro le storie, che verranno ovviamente sfollate dalla propria città. E diventeranno appunto, secondo la mia visione, dei gusci vuoti, ovvero delle persone che hanno perso tutto e si ritrovano con un pugno di sabbia. Queste persone dovranno lottare, dovranno combattere per riprendersi dopo un evento del genere. E avremmo una frase interessante di Jacopo che dirà, da sopra un albero: il sentiero per il paradiso inizia all'inferno. E quindi è, per quanto ho visto io, e mai anche abbastanza ovvia la frase, un senso di rinascita, quindi dall'inferno, quindi dalle macerie, bisognerà trovare la forza per rinascere, come una fenice. Quindi dall'inferno bisognerà cercare di risalire verso il paradiso. E questo film è bellissimo, questo film è un viaggio. E quindi avremo il terremoto come evento scatenante che rade al suolo la città, la rende inagibile. E i nostri personaggi che dovranno tornare alla natura, dovranno ritrovare un loro posto nel mondo. A livello registico avremo anche delle riprese con la macchina a mano, in una scena molto, in particolare in una scena molto bella, molto toccante. La nostra Alba che rientra in città vestita di verde, vestita in costume teatrale, perché lei doveva portare avanti questo spettacolo teatrale che ovviamente poi per forze maggiori non si è fatto. E lei cammina disperata tra queste macerie e inizia a correre e la musica di sottofondo aumenta assieme a lei. Cioè, o meglio, è Alba che segue la musica, o è la musica che segue Alba. Comunque, Alba e la musica effettuano questa ballata, appunto, richiamo del titolo, questa ballata. E la musica si ferma quando Alba si ferma, rallenta quando Alba rallenta, accelera quando Alba accelera. E questo è il linguaggio cinematografico, questo è come ci parla il film. Alba che cammina in queste strade di questa cittadina distrutta. Poi avremo anche a fine film le riprese, le immagini delle macerie, delle case crollate. Il film è molto molto forte e mi ha fatto anche commuovere, devo dire.
Ultima cosa che voglio dirvi, la ballata dei gusci vuoti. Ho già spiegato perché, dei gusci infranti, ho già spiegato il perché dei gusci infranti, secondo il mio punto di vista. Gente che ha perso tutto, quindi si è infranta, si è rotta, e deve cercare di ricostruirsi. Ma perché ballata? Ce l'ho scritta qua, la leggiamo. La ballata è un componimento letterario in versi. E quindi abbiamo Jacopo, che recita appunto questo Virgilio Caronte che recita perennemente i versi di Dante. Quindi componimento in versi. La Divina Commedia, che recita Jacopo. Di origini popolare, dialetto umbro-marchigiano, perché avremmo i nostri personaggi, questo non l'ho detto, che parlano dialetto, parlano fortemente in dialetto. Costituito da più stanze, le quattro storie, le nostre quattro storie. Detto questo, signore e signori, scusatemi il leggero cambio di inquadratura, ma poco fa il telefono mi ha fatto un botto clamoroso e l'ho dovuto prendere, riposizionare, cercare di riavere la stessa inquadratura di prima, ma alla meno peggio dovremmo esserci, dai, datemela per buona, abboniamocela, abbonatemela. Io spero che il video vi sia piaciuto, io vi invito a lasciare like, iscrivervi, commentare, Evergreen, come sempre ve lo dico sempre. Un bacio a tutti, noi ci vediamo alla prossima recensione.